Benvenuti nella seconda parte dei video vlog su Napoli. In questo video faremo una marea di cose, saremmo dovuti andare a Pompei ma purtroppo il tempo non ce l'ha permesso, quindi siamo andati in un'osteria, pizza, pasticceria tipica e anche arte un pochino meno convenzionale. Mi raccomando, se non avete visto la prima parte andatela subito a recuperare, vi lascio al proseguimento del video. Napoli o Milano? Teatro del Plebiscito, piazza. Non lo so, non abbiamo letto la storia. Era solo il momento della pizza. Finalmente, oh. Però io voglio anche la sfogliatella. È troppo freddo. Buona spesa Napoli. Questa via è il caos. Grazie mille. Grazie, buona serata. Ciao. Anche la busta. Amore, corri la pizza. Infarto. The fuck? La pizza non è quella che avevamo ordinato. Taralli, credo sbriciolati. Mm-hmm. Mandorle, pomodoro e mozzarella, forse. È la pizza che mi rovina la pizza di lupo. No, perché? Perché sì, perché poi ho meno fame, la mangio meno volentieri, per colpa di sta roba strana. Questo è il campo minato. In questa parte che voglio andare ad assaggiare adesso, credo che ci sia provola e all'interno abbiamo ricotta. Questa è cruda, cioè, sta scherzando. È un po' un disastro. Lamentati anche, perché donna. Fa malissimo. Non è vero, Bucia. È arrivato il momento dell'istituzione napoletana. Gino Sorbillo. Cosa hai fatto? Niente. L'attesa. Che c'è? Sei bello. Classico del classico, margherita e marinara. No, ma che idea fa? Prima passate tutta la giornata. Normale. Buona. Andiamo con la marinara. Buona e buona. Unica roba, non so se si nota. Poco friabile. Nel tempio della pizza potevamo prendere solo e soltanto margherita e marinara. Mozzarella veramente al top. Totale conto 18,50. Adesso torniamo al B&B perché siamo devastati, siamo cotti come delle pere. È bellissimo perché a Napoli si riconfermano tutti gli stereotipi sui napoletani, è bellissimo. Adesso mi becco le offese palesemente. Però, stereotipi quelli però, che rendono una popolazione riconoscibile. Siamo, pensiamo no, come di legalità. Andiamo a dormire a guardare Sanremo, dai. Comunque Gino Sorbillo rispetto a Tilio non c'è stancazzo, lo vedrete nell'altro video. Comincio ad accusare tutto il fritto, la quantità di pizza, pasta, qualsiasi roba che abbiamo mangiato. Adesso una barrettina Kinder. Buona! Domani allora facciamo come le classiche persone del sud che quando tornano su se portano un cannolo a sfogliatella. Cioè. Adesso ti aspetta Sanremo. Che voglia. Dicono tutte le cose sui diritti umani e non me ne frega un cazzo. Che va. Packaging non indifferente. Wow. Totale complessivo 11 euro. Sembra di mangiare un vetro. Ripieno, direi molto abbondante. È il mio dolce preferito. È una scopanata di crema. Penso di starci si infila nella gengiva se muori dissanguato. Se io fossi nel braccio della morte, al mio ultimo pasto chiederei anche una di queste. Questa roba mi sconvolge. Cioè, dividono la pasticceria e il bar. Hai sputato tre bambini. Stavolta il caffè e il cappuccino ce lo siamo presi prima. Dentro c'è una specie di mousse al cioccolato, è buonissimo.
Ne voglio 15. Ultimo giorno a Napoli. Dobbiamo fare ancora un paio di mete adiacenti al centro e dopo ci spostiamo a Pompei, Palazzo Mannaiuolo. Abbiamo chiesto a un signore di poter entrare in questo palazzo, che è privato, di conseguenza non è detto che ti facciano sempre entrare, per vedere una scala ellittica molto bella. Non abbiamo chiesto a un signore, abbiamo chiesto al portinaio. Che è un signore. Al portiere. Vabbè, abbiamo chiesto a un cane. Questa scala ellittica viene considerata una delle scale più belle d'Europa. Non so se rende invidio, ma è una cosa bellissima. Non sembra reale. Sembra veramente infinita. Wow. Magica. Chi stai fregando? Andiamo a ringraziare il portinaio. Magica. Se passate per Napoli, Palazzo Mannaiuolo, chiedete al portiere di farvi entrare per vedere la scala. Ovviamente non si può salire, merita veramente tanto. È bellissima, ragazzi. Lungomare di Napoli, non c'ero mai stato. Alle nostre spalle abbiamo il Castel dell'Ovo. C'è poco da dire, Napoli è proprio bella. Sono veramente innamorato di questo posto. Dopo che torniamo da Napoli non voglio camminare per altri 3 mesi. Napoli ha cambiato questa ragazza. In realtà non è che voglio camminare, è che qui la metro non è molto comoda. Ci troviamo nuovamente nei quartieri spagnoli, perché sta iniziando a piovere. Proveremo a mangiare alla trattoria Nennella. Come non detto, quando c'è un microfono a Napoli non va mai bene. Soprattutto se per cantare il nome loro. Hanno sempre il microfono per chiamare le persone in coda. Trattoria a Pignata. Vamos. Bruschettine con pomodorini. Sembrano veramente carine. Sono tutte le... No, stuzzichini della casa. Non so che pomodoro sia, però venga buono. Sono 8 litri d'olio. È giusto. Bella unta, come è giusto che sia. Il pane è veramente buono. Pasta fritta. La pasta fritta più buona che abbiamo mangiato. Questo suppongo sia un croquet. Abbiamo le posate, mangiamo tutto con le mani. Crocchè di patate, mega pepato, delizioso. Questa suppongo sia mozzarella. È una specie di arancino. Non capisco con cosa, però. Io sono abituata alle crocchette di patate o surgelate o delle rosticerie o dell'Esselunga, che sono praticamente con dentro un ripieno di malta. E quindi anche freddo marmato, il crocchè di qui è buonissimo. E questo qui aveva un'erbetta sconosciuta, molto buona. C'è chi la vuole mangiare, c'è chi si riscalda. Pasta e patate, paccheri alla genovese. Che belli. Buono, molto delicato, non è invasivo. Prima pasta e patate della mia vita a Napoli. Cioè della mia vita no, a Napoli per essere. Fa un odore di... Tustioni, però è buonissimo. Mi provo da lucina. Senti là. Buonissimo, fammela assaggiare. Non mi piace la consistenza. Vabbè, quello deve piacerti. Ma com'è fumante? Aiuto. Mi sono ustionato. Ti è. Molto delicato, non fa pappone. Buono. Dammi quello. No. Dai. Comunque sono molto belli, questi. Totale conto 30 euro in due. Di din di don. Non sei mai stato su un campanile? Questo signore è un... Quello mi ha fatto paura. C'è quella faccia alla finestra.
Piero Angela Moment. Questa è la sagrestia della chiesa di Sant'Anna. La volta di questa sagrestia è stata dipinta a fresco interamente da Giorgio Vasari, che è conosciuto come architetto soprattutto fiorentino perché ha lavorato sotto commissione dei Medici, ad esempio per la costruzione del complesso degli Uffizi o per il famoso corridoio vasariano, ma in realtà era anche un pittore. Ha pitturato. Momento seggiola. Questa sagrestia non è tra le attrazioni più conosciute di Napoli. Non c'è nessuno ed è bellissima. Purtroppo andare oggi a Pompei è abbastanza infattibile, in quanto la metro è chiusa per le prove dei treni nuovi e perché la stagione non è delle migliori, in quanto più volte ha dato cenni di pioggia. Quindi faremo due tappe alternative prima di andarcene. Prima tappa, un po' tanto da ristrutturare. Volevamo andare a vedere la farmacia degli incurabili, storica farmacia del posto. Purtroppo è in ristrutturazione. Next one! Qui facevano anche il caffè. Vaffanculo. Stiamo andando a Palazzo San Felice. In questi due giorni che siamo stati a Napoli siamo divertiti a fare così. La gente di qui è bellissima. Alexandra era tutto il giorno che richiedeva un paio di guanti. Ad una bancarella venivano soltanto un euro. Io gli avevo dato 20 euro in mano, soltanto che nel frattempo cercavo degli spiccioli. Arrivavamo a soltanto 70 centesimi. Mi ha reso i 20 euro in mano e mi ha detto: dammi 70 centesimi. Da noi una roba del genere è impensabile. Alexandra in ava scoperta. Palazzo San Felice. Era il palazzo di? Ferdinando San Felice. Ferdinando San Felice che fece costruire questo palazzo per la sua famiglia e lo comprò, basta, ciao. Costruisce se l'ha comprato. Palazzo che è stato utilizzato per diversi film, veramente bellissimo. Purtroppo non si può salire in quanto è privato. Bisognava salire prima. Che arrivasse la guardia. La guardia, la guardia. Un cartello dove c'è scritto vietato salire le scale solo in italiano, quindi mentre si scendeva, se lui arrivava, facevamo finta sorry, yes. In due giorni a Napoli abbiamo visto portare sui motorini vassoi di caffè, televisioni, bambini multipli senza casco, telefoni incastrati nel casco quando c'era, cani. Che cani? No, non ce l'ho fatta a prendere il cane. E su questa panchina, mentre commentiamo cosa abbiamo visto sui motorini a Napoli, che alla fine, anche se è un'arte, finisce questa seconda parte. Sicuramente tornerò a Napoli, è bellissima. Dopo questo viaggio mi è rimasta nel cuore. Voi non avete idea di quanto mi è rimasta nel cuore. Penso sinceramente che sia nella top 3 delle mie città preferite in Italia. Napoli è veramente una chicca. In questo viaggio l'ho apprezzata come non mai. Mi hai fatto impazzire il cibo, l'architettura, l'arte, la storia, il lungomare, i napoletani. Spero che questa seconda parte vi sia piaciuta. Mi raccomando, recuperatevi la prima se ancora non l'avete fatto. Vi invito a lasciare un like e un commento. Spero che questo genere di video vi piacciono. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Passate dai miei social. Ciao raga.